Buongiorno a tutti. Con voi? Possiamo chiedere un saluto allo staff? Un saluto alla Puglia. Allora, siamo qui, pausa pranzo, poi ci facciamo una camminata. Non ho il libro, ma qui c'è quello che è stato ufficialmente forse il primo relatore, Emilio Casalini, che ha scritto un libro che si chiama Rifondata sulla bellezza. Buongiorno a tutti. Siamo qui riuniti di fronte al convitto della calza, Parangolo, vicino al barbiere, con una parte dell'Academy. In degustazione. È vero. In degustazione perché? Perché è finita la prima parte della prima giornata di oggi. Danilo Beltrante, che ovviamente ha ideato il tutto nel 2014, ha spiegato un attimo, per due ore, come si muoverà la giornata. E qua, dopo aver ascoltato Emilio Casalini, che è stato il primo relatore, che ha parlato del suo libro Rifondata sulla bellezza, un libro che racconta veramente tutta la storia d'Italia, adesso siamo qui un attimo a pranzare, ma veramente contenti, vero? Che cosa ne... Serena, ti rubo due secondi, cosa mi hai detto prima di questo relatore? Emilio Casalini è spettacolare, che veramente dovrebbe essere invitato in tutti i comuni. Un po' come Pino Aprile, praticamente. Di turismo, di come fare a massimizzare e valorizzare. Grazie, non vedo l'ora di vederlo. Che sta dando gratuitamente dei consigli, che se venissero messi in pratica l'Italia sarebbe il leader mondiale. Sono qui anche con Carol. Carol, che cosa ne pensi di quello che ha detto Danilo prima ed Emilio Casalini dopo? Quello che ha detto Danilo prima, cioè già un concetto che avevamo già digerito da un po' di tempo. Quello che ha detto Casalini è stato un qualcosa in più che secondo me deve essere implementato nel nostro lavoro, assolutamente. Mi diletto un po' oggi. La nostra Camilla. Vale, che ne pensi della mattinata? Buongiorno. Interessantissimo, soprattutto il pezzo di Danilo, che ha introdotto un po' la giornata, molto interessante. Anche il secondo relatore, che in questo momento non mi ricordo. Emilio Casalini. È fuori a firmare un sacco di libri. Fantastico, cioè ti invoglia proprio a fare e a migliorarsi. Bellissimo. Vabbè. Quindi amici, la prossima volta dovete esserci. Assolutamente. Quella doppia mappa non va bene. Allora, buonasera a tutti, è finito il primo giorno. Abbiamo qui un grande inviato speciale, ma non mio, è della Bond Girl Gwen, della serie, resta qui fino alla fine, giusto per controllare i lavori, Mister 007, Danilo Beltrante. Ciao ragazzi. È stato bellissimo oggi, io ho già seguito con Danilo a novembre, ma i relatori sono sempre diversi. Due relatori mi hanno colpito tanto dopo l'introduzione di Danilo. Emilio Casalini, quando ha parlato delle esperienze su cui potrebbe essere rifondata l'Italia, e poi Franco Grasso, troppo bello il suo intervento. Tra l'altro Franco è una persona che fa anche le maratone, per cui è di cognome Grasso,
ma in realtà si tiene molto bene. È vero, è vero, è vero, vero. Cioè, comunque ha lasciato anche il segno. Perché... Io mi auguro, ragazzi, che vi stia dando queste informazioni durante questa, questo, diciamo, report, no? Che, sì, che stai facendo, perché sono le informazioni che fanno la differenza. È vero. Scherzo. E soprattutto, anche se non sono in Puglia, però Firenze non è molto lontana, possiamo ancora fare qualche chilometro per prendercela, soprattutto per il nuovo evento che ci sarà a novembre, circa ottobre-novembre. Ma non svegliamo niente. Non svegliamo niente. Io non so, almeno io non so niente. Ok, niente. Allora, niente. No, niente. Dovrete venire a trovarci o a Danilo a Firenze oppure a me, prossima apertura a Bari. Dai, seguire anche il gruppo dove ci sono un sacco di informazioni. Tutti i lunedì a partire dal 13 di maggio ripartiamo con l'aperitivo con Danilo, con ospiti. Si può interagire live. E in questo, questa credo che è la migliore occasione per conoscerci, certo, e cominciare a capire qualcosa sul prossimo evento, perché se vi siete persi questo, chissà, è un problema, eh? Se vi siete persi questo, vi siete persi quelli di novembre, sono già due eventi che vi perdete, insomma. Poi non facciamo che non ci due senza tre, la quarta viene da sé, non fate così. Va bene, grazie Giuseppe. Daniel, grazie, grazie a te. Ciao ragazzi, buona serata anche a voi. Signore e signori, tra pochi istanti inizierà il corso Vivere di Turismo. Siete pregati di abbassare la voce e silenziare i telefoni. È bellissimo, grazie. Questa era molto convinta. Ragazzi, che dire, da buon terrone, da uomo, quali sono? In mente mi viene, sto solo pensando medaglia, medaglia, medaglia. Sono felicissimo, sono felicissimo, perché poi veramente uno fa tante cose e non si ferma mai a riflettere. Questi sono dei molto significativi per me. Grazie ragazzi, veramente grazie. Grazie, grazie. Bene ragazzi, siamo qui con alcuni dei tutor, come potete vedere abbiamo fatto un bel po' di foto anche per capire un attimo dove saremo tra un anno, due anni, cinque anni. E che dirvi, è stata una mattinata veramente particolare. Non vedo l'ora che arrivi il pomeriggio per l'intervento di Francesco Martinelli, ma non solo, anche per altri interventi. Questa mattina poi è stato Alessio Venturi che ci ha spiegato bene, io lo ascolto penso da un anno e ogni volta ci lascia sempre, ciao caro, ci lascia sempre con un tassello in più per come disintermediare. E niente, ci dovete essere. Ecco, e allora qual è la cosa più importante dopo aver fatto una bella giornata? Eccoli qua, siamo tutti qua vicino al chiosco, al chiosco, siamo tutti insieme, no? Alunni, i professori, ci sono tutti, un sacco, allora, e rimetterli in fila, li dobbiamo rimettere tutti. Io sto facendo un bel video in modo tale che poi facciamo un dopo le quinte sempre. No, ho detto la cosa più importante è venire a mangiare. Grande capo, che cosa cambia tra quello sbucciato, no, sbucciato e cucinato? Come? Tra sbucciato e cucinato, cosa cambia? Sbucciato aveva una scantarella, si sbuccia. Qual è il più buono? Ah, ci faccio, qual è il più buono? C'è sta la fila, eh? Quello normale? Allora, per me è normale. Ok, un panino con l'ampinotto. Anche per lì. Per te? Panino con l'ampinotto con i carciofi. 5. Con i carciofi te? Sì, anch'io che ho carciofi. Vivere più turismo, provare uno sport di campo per crescere, da migliorare, per faccio la differenza nel prossimo sport. Sono qui da Danilo perché credo che sia il vero e lo specialista di questo settore e credo in lui e nel suo team. Sono una delle fortunate studentesse che segue l'Academy. I mentori come i relatori che ci sono in questa Academy sono fondamentali. E lo consiglio a chiunque voglia iniziare questa carriera ma con uno spirito veramente imprenditoriale. Il corso è stato molto proficuo e ha dato spunti validi per incominciare a lavorare da subito. Consigliatissimo questo corso, è veramente interessante, assolutamente da non perdere. Ringrazio l'organizzazione per aver costruito un corso, diciamo, che sia completo, veramente 360 gradi.
avete capito, è per voi, vi chiedo di alzarvi. Il primo gruppo di studenti coraggiosi che hanno dato fiducia a Vivere il Turismo e hanno seguito il percorso della Camera. A scatola chiusa, grazie. Grazie di cuore, veramente. Buonasera. E buonasera, 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 buonasera a tutti. Avete ancora un po' di energia per questi ultimi 45 minuti che passeremo insieme? Fatemi sentire un pochino di energia. Molto bene, molto bene. Anche perché senza energia non ci sarà l'aperitivo dopo. Ok. Mi presento. Sono Francesco Martinelli, sono un immobiliarista, costruisco case edificando sogni. Che 10 anni fa ho rotto centinaia di porte perché bussavo a tutte le porte. Chiedo scusa, sono Francesco Martinelli, vorrei fare un'operazione immobiliare. Vabbè. Ingegneri, architetti, avvocati, agenti immobiliari. Cosa accade oggi? Quella è la mia porta del mio ufficio. Che oggi bussano loro. Cos'è che è riuscito a farmi fare un'accelerata in questo? Creare un brand. In 3 anni, negli ultimi 3 anni, ho iniziato a creare il mio brand personale, affidabile, autentico, basato su delle competenze. Siate autentici. Siate autentici, non costruite un personaggio diverso da quello che voi siete. Siate autentici. Ma alla base ci devono essere le competenze. Alla fine di questo percorso, che è il più importante, la mia conclusione è stata che se vuoi valore, devi dare più valore. Se vuoi amore, devi amare di più. Se vuoi responsabilità, devi assumertene di più. Sempre. L'operazione viene condotta con successo, è bravo il team. Sbaglia l'ingegnere, sbaglio io. Alla fine, io ho scoperto il principio dell'abbondanza e quando sarete in abbondanza sarete con i superpoteri. Quando darete senza aspettarvi niente in cambio, dare con il giusto, di dare semplicemente a chi è? Ai clienti, al team, date senza aspettarvi niente in cambio. Buongiorno a tutti, siamo qui al terzo giorno del Vivere di Turismo. Iniziamo con la prima gaffe perché giù dal Puno mi sono detto ok, marciapiede c'è, gli alberi c'è, Firenze c'è e questa è la nostra fermata, invece era una fermata prima. È una persona che è proprio di Firenze, il signor Andrea Montini. Cosa ha detto? Andrea, vuoi ripeterlo? Mi sono affidato a un pugliese, ho sbagliato subito, ho abdicato alla mia funzione di fiorentino. Ecco, questo non fate, ecco, siate guide della vostra, ecco, della vostra zona. E nulla che dire, forse siamo i primi, però oggi è un'altra giornata molto importante perché ci sarà un coach con noi e alla fine chiuderemo la giornata con delle mappe. Non so se avete mai sentito i 17 goal, le mappe che sono collegate, è una qualcosa di simile, ma vi invito a vederlo, a valutarlo, perché su Google c'è veramente tanto. Che dirvi, io entro, vado a prendere i posti migliori perché anche oggi ci sono dei relatori veramente in gamba. Ci vediamo dopo. Siamo qui con l'unica Bond Girl del Vivere di Turismo 007. Buongiorno a tutti. Autentica. Gwen, volevo chiederti cosa ne pensi di questo Vivere di Turismo, questo evento che stai guidando. Allora, sinceramente penso che sia stata una figata, scusate mi termine abbastanza informale, ma ormai siamo tra amici. Vedo delle persone sorridenti che hanno voglia di crescere e di imparare, non è dato a tutti, sono delle nostre coraggiose, dei relatori pieni di amore e che dedicano veramente tutto quello che hanno dentro per trasmetterlo e mi siamo anche conservati tutto, per cui una grande soddisfazione. Non possiamo neanche dire buona la prima perché non è neanche il primo evento, però tantissimi così, ma magari chissà un giorno un evento così a Bari, ha avuto così. Grazie.
niente al vento stamattina? No, oh, stai benissimo, scusa. Hai visto le mie scarpe? Sì, sono molto invidiosa, ti dico la verità. Cioè, ho scelto dei pezzi veramente unici. Sì, non avrei trovato un aggettivo migliore. Hai visto? Guarda, guarda, no, perché Wen, ti devo far vedere. Tu pensi che questi signori su loro siti web presentino le case in modo diverso? No. Effettivamente. Io non so se queste sono le vostre, però io le ho proprio trovate su Booking. Mi si sta parlando di più nulla. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Fosca, la persona più autorevole nel settore dell'home staging. Se non sapete chi è, cercatelo, vero? Perché non potete non saperlo. Fosca, Fosca, tu mi hai colpito perché ci hai detto che dopo 7 anni tuo marito non sa ancora cosa fa. Come possiamo sopravvivere in questi casi? Come possiamo sopravvivere ai parenti che mettono i bastoni tra le ruote? Allora, mio marito prima di 2 anni era assolutamente contrario, perché io ho fatto una scelta di licenziarmi dall'attività dove ero con contratto indeterminato, avevo uno stipendio molto alto e un sacco di benefit, e quindi veramente lui non ha capito come io potessi. Ci ho messo 2 anni, perché ovviamente insomma, non è stato facile, però ci vuole una grande consapevolezza, una grande determinazione e una grande passione e voglia di fare, di dimostrare agli altri che quello che tu credi lo puoi realizzare. Quindi ho fatto così, adesso è un mio grande ammiratore, dopo i primi anni che si è disperato veramente. Lo sarei anch'io. E come ho fatto? Ho fatto che da un orecchio entra e dall'altro esce. E quindi lui non parlava e io invece ascoltavo i miei guru, che ho seguito, i miei mentor, per acquisire la consapevolezza che ancora oggi ho, l'energia per fare la carrambata di stamattina. È stata bellissima, sicuramente avrete visto prima di questo pezzo. Oscar, un'ultima domanda, tu cosa consigli alle persone che magari si trovano al sud, che di tutto ciò non sanno niente? Di tutto ciò dell'home staging o del turismo extraterritoriale in genere? Allora, di documentarsi. L'home staging sembra una cosa strana, una parola strana, invece è quello che subiamo tutti i giorni, ogni volta che ci muoviamo e compriamo un biscotto, una maglia, un vestito, un telefono. Non compriamo quello che vogliamo, ma quelli che gli altri ci vogliono vendere. E quindi la stessa cosa si può fare con gli appartamenti da vendere o da locare nel turismo extraalberghiero. È solo una tecnica di marketing, non si può ignorare. E così non siamo come a mio cugino lo fa meglio. È vero. No, assolutamente grazie. No. Fai da te non premia in nessun settore. È vero. Grazie. 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 Ciao, ciao a tutti. Iniziamo così. Qualunque cosa possiate fare o sognate di fare, dovete iniziare a farla. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Questa è la prima cosa che vi chiedo, scrivetevi questo: genialità, magia e forza. Allora adesso facciamo la nostra prima mappa mentale. Yeah! Mi sento tutti calmi. E su cosa la facciamo? La facciamo su qualcosa che in teoria dovremmo conoscere bene, ovvero noi stessi. E la vogliamo fare già funzionale al vostro progetto. Io sono la prima risorsa del mio progetto, la mia idea, la mia creatività. Quindi, al centro del foglio, prendete il foglio in orizzontale, disegnate qualcosa che vi faccia pensare a voi stessi all'interno del vostro progetto, come motore del vostro progetto.